Salve, salve a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Esatto, eh sì, volevo presentare. Mi sono dimenticato di presentare. Scusa, no, anzi. Mi sono dimenticato di presentare il mio ospite. Cioè, era palese, cioè, c'era qui, quindi. Non è un vero, effetto è vero. Siamo tangibili. È tangibile, tangibile, esatto. Siamo insieme da. Oggi sono qui con Ricky Croc 77 per parlare a caldo di omicidio nel West End, nonché. See How They Run in originale, titolo cioè, strano. O meglio, come. Vedi come corrono, vedi esatto, come corrono. Di Tom George, sì, con quella sua prima esperienza. Sì, come regista cinematografica, sì. Come regia cinematografica, sì. Tra l'altro, protagonista Sam Rockwell, Adrian Brody, Saoirse Ronan. Non so come si pronunci. Quella e lì. Altri attori che io onestamente non conoscevo. Gli altri c'è Reed Erickson e gli altri, Ruth Wilson, che già conoscevo, poi comunque. Qualcun altro adesso mi sfugge, quello di colore lì è doppiato sì, Davidale, quello sì, me lo ricordavo, sì, me lo ricordavo, però non mi ricordo in quale film. Però comunque siamo qui per parlarvi a caso, sì, un ottimo cast e ci interessava. Siamo andati in sala oggi, essendo grandi amanti del giallo, genere giallo, giallo Agatha Christie. Tra l'altro non ce ne sono tanti, non era lì. L'ultimo esatto. Assassino sul Nilo, esatto. Però non escono tantissimi di film giallo. No, in realtà dovrebbe uscire a dicembre appunto Knives Out. Sì, secondo con Edward Norton. Sì, ed è Bautista, esatto, sì, un cast ricco. Insomma, c'è da dire che comunque molto rapidamente si può dire che questo film parla di un omicidio appunto nel West End in Inghilterra, quindi a Londra, nel 53. Yes. Quindi con, tra l'altro non so se effettivamente, io non ho controllato, però effettivamente non so se l'opera dove, che appunto si vede nel film, cioè l'opera teatrale Trappola per topi, esista davvero. Non lo so, bisognerebbe andare a controllare. Non ci siamo documentati perché noi siamo adesso a caldo. Eh sì, a caldo, abbiamo... appena arriviamo a casa. Sì, controlliamo tutto. Adesso controlliamo. Quindi insomma, no, ecco, sì, in effetti a noi piace tanto questo genere e quindi siamo andati a vederlo in sala. Ci è piaciuto tantissimo, perché tra l'altro, oltre a essere la prima esperienza per Tom George, si è dimostrato essere un ottimo, abile regista, capace di saper tenere in mano una cinepresa, soprattutto perché ha un stile molto Wes Andersoniano. Si ricorda tantissimo Wes Anderson, anche nella colonna sonora, nella fotografia, montaggio, in come imposta anche le sequenze e anche la recitazione degli attori, che sono molto, è molto ironico. Esatto, esatto. Quindi, è una commedia nera, diciamo. Commedia nera, sì. È una commedia molto nera. Ironico, però anche serio, diciamo, in sì, termini, sì. In molto sì. No, è molto Wes Andersoniano. E poi c'è anche qualche cosina che riesce, qualche contaminazione, Mario Bava, da Mario Bava, sì, Sei donne per l'assassino, sì. Abbiamo trovato anche le citazioni opera, a Shining. Inaspettatamente non diciamo nulla, ma c'è una sequenza identica a Shining. Però non diciamo niente. Veramente meraviglioso. Pieno di citazioni, ma comunque con una sua identità. Sì, una sua molto identità. Fresco, molto leggero. Molto leggero, diverte, molto divertente. Come la chiami tu? Saoirse Ronan. Non so se si dice. Vabbè, così, comunque, mi affido alla tua pronuncia. Saoirse Ronan, che interpreta la pasticciona, no? Questo agente. Meraviglioso. È un po' come Jojo Rabbit, lì, agente, ispettore. Sì, c'era anche commissario. Sam Rockwell, anche lì. Ricordo un po' la dinamica classica di di movie con l'ispettore affiancato dall'altro agente, sì, un po' inesperto. A cui devi insegnare delle cose, esatto. E poi c'è questo rapporto che cresce durante il film. Sì, un buddy movie, sì, esatto, un po' arma letale, sì, 48 ore, sì, un po' nice guys anche, sì, esatto, è vero, nice guys, anche un po' Seven, anche se non un po' come quello, no, però diciamo a quei livelli. C'è il tema anche un po' del buddy movie che sì, viene un po' sì. contaminato con quello, con il fotografia meravigliosa, bellissimo, molto calda, molto da Gran Budapest. E tra l'altro c'è anche una citazione al grande mitico Sir Richard Attenborough, sì, dove c'è il personaggio interpretato da Harry Derrickson, che interpreta appunto il personaggio di Sir Richard Attenborough, che è un attore che vuole sembrare che noi non più... conosciamo particolarmente. No, io lo conosco perché comunque personalmente avevo proprio quello originale, non ci siamo particolarmente legati no, con esatto. un certo film con i dinosauri che non si può esatto abbiamo non abbiamo l'effetto. Però abbiamo la maglia di vi assicuriamo che ce l'abbiamo, quindi eravamo anche in tema, volendo sì. Volontariamente, tra l'altro mi faceva ridere che lui mi ha detto: ma c'è scritto Richard Attenborough? Ho detto: eh sì, è una citazione, immagino.
una citazione. Immagino, esatto. Siamo impazziti. Sì, 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 abbiamo adorato. Ci è piaciuto molto, tanto. Promossissimo. Ha un sacco di colpi di scena. Tantissimi colpi di scena. Tensione. Tante battute divertenti. Buona tensione. Attori tutti bravi. E poi secondo me è un film che per certi versi gioca anche un po' con gli stereotipi del giallo, proprio del giallo, come faceva, esatto, Knives Out. I cliché. E inoltre c'è, secondo me, più di una critica, sì, anche un po' al sistema hollywoodiano contemporaneo. Sì, in effetti. Quindi sì, perché agli c'è adattamenti di, esatto, certi romanzi, c'è, opere tra l'altro, teatrali. Non a caso non vi abbiamo detto chi è che moriva, perché comunque è un personaggio, esatto, sì, sta di fatto che comunque c'è, non so, Adrian Brody nel trailer, però vabbè, comunque non, non lo diciamo noi, comunque sta di fatto che c'è Adrian Brody che fa un po' il viscido. Fantastico, esatto, fa un po' il viscido che ricorda un po' anche certi produttori hollywoodiani, non facciamo nomi, Weinstein. Sì, 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 però un film che secondo me critica anche un po' la carenza di originalità del cinema, del cinema contemporaneo. È già dall'epoca, negli anni 50, perché ricordiamo è ambientato nel 53, c'era, quindi insomma, sì, 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 quindi anche molto attuale come film. Quindi non, però non so, che scorre divertente, sì, 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 molto scorrevole, di intrattenimento, sì, di puro, sì, intrattenimento, sì, sì, dura poco, dura senza, giusto, pretese, senza pretese, assolutamente senza pretese, interessante, molto molto interessante, una bella ventata d'aria fresca, sì, finalmente, direi anche cinema, assolutamente, diciamo, sì, 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 sì. Io sono indeciso tra il 7.5 e il 7 comunque. Ok, sono un po' indeciso perché dovrei rivederlo una seconda volta, sì, per apprezzare meglio qualcosina. Le citazioni le abbiamo quasi colte tutte al primo, alla prima visione. 7.5, sì, 7.5 forse. Sì, sarebbe 7.8 per fare, sì, esatto, un, sì, po', un po' strani, sì, un che po', sì, scuola, sì, 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 esatto, che dicevano 7/8. Ah, esatto, esatto, perché sta, volevano, ci, sì, sta, sì, ci sta, sta, ci sta assolutamente. È uno dei migliori gialli che sono usciti negli ultimi anni. Sì, almeno insieme a Assassino sul Nilo, che e tra l'altro c'è una Agatha Christie, mamma mia, spassosissima e soprattutto scatenata. Scatenata, ragazzi. Scatenata è la parola chiave. A vedere Agatha Christie in un film giallo che si ispira pesantemente anche alle opere di Agatha Christie, le sue stesse opere, esatto, la ciliegina. E poi naturalmente, per non mancare, naturalmente nel film ci sono opere, nel film ci sono citazioni ad opere metacinematografiche, metateatrali, sì, quindi metacinema e metateatro. Tanto meta questo film, sì, sì, assolutamente. È un po' lo scream del giallo, esatto, scream del giallo, ma soprattutto diciamo anche del teatro, anche, sì, no? Del cinema e del teatro. È vero, perché unisce queste due arti insieme, il, sì, cinema e il teatro, e rende meta entrambe in maniera, secondo me, perfetta. Assolutamente. Quindi con questo ci avviamo alla conclusione in questa rapida recensione a caldo di questo film Omicidio in West End di Tom George. Promossissimo. E siamo insieme, ragazzi. Lo, esatto, esatto. Non, se no non siamo, non è un effetto speciale. Esatto, non l'abbiamo considerata molto questa cosa qui, del fatto che tu ci fossi. Esatto. Non era molto, perché per noi ormai è, sì, sì, è diciamo, una cosa assodata, sì. Per, sì, in realtà per me è la normalità, perché ormai sei qui da giorni. Però ecco, abbiamo veramente coronato questo sogno. Questo sogno, sì, sogno anche e noi. Quindi ci mancava un film personale da vedere in sala, esatto. Eh sì, che è una tradizione ormai, anche, sì, la scorsa assolutamente volta. Esatto, esatto, è un po' il sequel della nostra opinione a caldo su Un'occasione da Dio, esatto, anche qui inizia, però Occasione, Omicidio, Omicidio, vero, verissimo, vedi un, verissimo, po', vedi un po'. Con questo vi salutiamo, ci vediamo alla prossima, alla, ragazzi, prossima. Ciao. Non, purtroppo non so se sarà con lui, però penso, speriamo, di no, purtroppo. Sarebbe bello, dai, esatto, sarebbe bello. La prossima magari volta, a distanza magari, ecco, sì. Ciao, ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ed ciao. È vero, mi raccomando, è vero. Sono vero, sono è tangibile. Siamo qui insieme. Ed è vero, ed è vero. È verissimo, verissimo. Ciao a tutti. È vero, è tutto vero, come è diceva tutto vero. Han Solo nella forza. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi.